spiaggia non è sempre ferma e immobile, ma cambia, si sposta, si modifica grazie all'azione di vento, maree, moto ondoso e correnti marine. E ahimè, a volte anche per l'azione dell'uomo. Ma che cos'è una spiaggia? È un corpo sabbioso ciottoloso costiero, costituito da granuli o ciottoli che si forma grazie alla combinazione di fenomeni di accumulo ed erosione determinati principalmente dalle onde, dalle maree e dalle correnti marine. I granelli di sabbia arrivano alla spiaggia grazie ai corsi d'acqua. Il vento e la pioggia erodono montagne e colline e i pezzetti di roccia che si staccano vengono trasportati a valle fino al mare, dai fiumi e dai torrenti. Durante il viaggio verso il mare, i frammenti di roccia si rompono in parti sempre più piccole e si levigano fino a diventare piccolissimi e semisferici. In mare, le correnti litoranee spargono i granelli a destra e a sinistra della foce dei fiumi. Grazie alle onde, i granelli si muovono dal largo verso la spiaggia e viceversa. Una volta sulla spiaggia, i granelli di sabbia continuano a muoversi grazie all'azione delle onde e del vento. I granuli di una spiaggia possono avere dimensioni molto diverse. I granuli più grandi, i ciottoli, costituiscono la ghiaia. Via via che i granuli rimpiccioliscono, si parla di sabbia, di limo e di argilla. I granuli che compongono una spiaggia possono essere frammenti di rocce o di minerali, come ad esempio la magnetite che contiene ferro, o frammenti di conchiglie e di altri organismi. È la natura dei granuli che determina il colore di una spiaggia. Per questo motivo avremo spiagge di colore bianco, di colore nero, rosso o anche verde o anche di colore misti. La spiaggia è composta da una parte che rimane sempre sotto il livello dell'acqua, detta per questo spiaggia sommersa, e da una parte emersa dove la sabbia è mai o raramente bagnata dall'acqua. Verso terra la spiaggia prosegue con le dune. Le dune rappresentano infatti il settore più interno della spiaggia emersa e sono formate da un accumulo di sabbia, in genere molto fine, che il vento è in grado di spostare facilmente. Le dune si presentano come cordoni paralleli alla riva e dal mare verso l'interno il sistema dunale è costituito da dune embrionali, dune mobili, dune fisse, canali interdunali e retroduna. Il vento modella continuamente le dune e può addirittura cambiarne la posizione. I granuli, sotto l'azione del vento, si spostano saltellando dalla base della duna fino alla cresta, per poi cadere dalla parte opposta. E piano piano, granulo dopo granulo, la duna si sposta. Il vento modella anche la sabbia tra le dune e il mare. Sotto l'azione del vento si formano, per lo più nei mesi invernali e tardo estivi, le caratteristiche increspature della superficie sabbiosa, note come ripple. Il vento forte invernale, associato alle mareggiate, può dar vita alle cosiddette berme, caratteristici gradini che si formano dopo una forte mareggiata e che indicano il punto più lontano dal mare dove arriva l'azione violenta delle onde di tempesta. Le berme si possono formare anche nella stagione estiva in corrispondenza della riva. Insomma, la sabbia non sta mai ferma.